Ciao Rocker! Torno su un argomento che mi è molto caro, il cervello. Conoscere il suo funzionamento è determinante, altrimenti gli rendi la strada libera per fotterti alla grande. Gli scienziati hanno dato un nome al modo con cui il cervello ci inganna. Mi riferisco ai bias cognitivi. Ne avrai sicuramente sentito parlare moltissime volte. Tra i più famosi studiosi di questa materia c'è Daniel Kahneman, uno dei miei idoli assoluti, incontrastato. I bias sono delle distorsioni cognitive che ci spingono a vedere e considerare la realtà basandoci su quello che sappiamo, crediamo, vediamo, e ci portano a vedere le cose in un modo poco oggettivo, di conseguenza a reagire in modo errato. Ci sono centinaia di bias cognitivi, alcuni molto frequenti, altri meno. Ora ti voglio parlare del focusing effect, e lo faccio per due motivi. Primo, perché è molto frequente. Secondo, perché durante il mio TEDx ho parlato della mia teoria del focus potenziante e quindi desidero distinguere per bene i due argomenti in quanto hanno la parola focus in comune. Il focusing effect si verifica quando noi mettiamo troppa attenzione su un particolare e non consideriamo il quadro generale. Il focus potenziante, invece, secondo la mia definizione, è l'abilità che abbiamo nel porre la nostra attenzione su ciò che abbiamo invece che su ciò che non abbiamo, e su ciò che possiamo controllare invece che su ciò che non possiamo controllare. Fatta questa doverosa distinzione, torniamo al focusing effect. Perché nasce? Il cervello cerca di automatizzare gli atteggiamenti e le reazioni rispetto ad un dato avvenimento, perché in questo modo risparmia energia, classifica i dati, così fa prima la prossima volta. E la conseguenza di questo è che attribuiamo un peso agli eventi del passato per avere aspettative future più facili da governare. Detto in un altro modo, l'essere umano impara dall'esperienza fin da piccolo. E questo è un bene. Solo che a volte esageriamo con la categorizzazione degli eventi perché godiamo dei nostri successi e quindi alimentiamo la nostra autostima. Pertanto facciamo ricadere situazioni apparentemente simili nello stesso gruppo e le gestiamo nello stesso modo. Ma così rischiamo di non adottare la migliore soluzione, perché il contesto cambia spesso. Quindi sfide simili non lo sono affatto. Riconoscere e governare al meglio il focusing effect ci può aiutare a gestire al meglio il nostro processo decisionale e ci permette di evitare cantonate clamorose. Una delle trappole più importanti del focusing effect è che situazioni complesse non sono generate da una sola causa e non si risolvono con una sola azione. Quando crediamo questo, attribuiamo troppo peso ad una causa e all'azione necessaria per contrastarla, e di conseguenza impieghiamo tutto il nostro sforzo e tutta la nostra energia su questo unico aspetto. E porre la nostra attenzione su un solo aspetto ci fa deconcentrare su tante altre variabili, come ad esempio la qualità del nostro operato, che potrebbe abbassarsi con effetti nefasti su tutto il resto. Imparare dal passato è determinante e importante, ma quanto siamo sicuri di aver imparato tutto, oppure di aver imparato le cose giuste? E se anche avesse funzionato in passato, se avessimo imparato le cose giuste, siamo proprio sicuri che il nostro cervello in futuro riconosca eventuali differenze di contesto che richiedono analisi ed azioni differenti? Ora che abbiamo capito cos'è il focusing effect, vediamo come governarlo. Tanto per iniziare dobbiamo capire quando si verifica, quindi quando siamo sotto l'effetto del focusing effect, per poi porre in atto le azioni correttive. Ovviamente è impegnativo riconoscerlo, perché non è che il cervello ci avvisa quando sta facendo scattare un bias. Anzi, è proprio il contrario, ci sentiamo forti e decisi e determinati proprio perché è in azione un bias, e di conseguenza noi continuiamo a fare le stesse cose. Pertanto serve molta disciplina e consapevolezza. Spesso il focusing effect lo becchi quando riconosci di comportarti in modo ostinato, troppo ostinato, riguardo a qualcosa. Quando pensi "è così perché", oppure "quando succede questo io faccio quest'altro", oppure "succede questo perché e allora io faccio questo", allora ci sono molte probabilità che sia in atto un focusing effect. Per governarlo è necessario che tu ti faccia delle domande. Il focusing effect è alimentato non solo dalla nostra esperienza, ma anche dalle nostre convinzioni, che possono essere limitanti o potenzianti. Per arginare o rimuovere definitivamente le convinzioni limitanti è fondamentale il pensiero laterale, teorizzato da quel fenomeno di Edward De Bono. Per questo ti consiglio di leggere o studiare Sei cappelli per pensare, oppure Il pensiero laterale. Tra le azioni suggerite da questa teoria ci sono appunto le domande, come ad esempio: chi agisce diversamente da me? Quali altri fattori prende in considerazione? Oppure qual è stato il risultato dopo che ho fatto questo in passato? Oppure quali sono state le conseguenze su altre cose? O ancora, quali altri elementi possono aver causato questa situazione? Oppure quali altre azioni potrei prendere in considerazione per governare questa sfida? Tutte queste domande servono per farci vedere le cose da una prospettiva generale, più oggettivi
saremo nella ricerca delle risposte a queste domande, maggiori probabilità avremo di dare il giusto peso alle cose, sia alle cause e sia di considerare tutte le alternative a nostra disposizione. Le convinzioni limitanti sono molto complicate da rimuovere o da arginare, quindi potrebbe essere di aiuto il lavoro di accompagnamento di un business o life coach che ha metodo e strumenti adatti per aiutarti a trovare dentro di te le risorse necessarie a superare anche questa sfida. Be a rockstar.